Come on. Allora, ragazzi, siamo in live. Non so quanti siamo al momento. Controllo subito con il mio telefono. Ho iniziato la live da pochi secondi. L'avevo messo in programmato questa volta, insomma, per farvi capire che ero in live. Insomma, mi avete chiesto tutte le altre volte: raga, siamo in live, non male, cioè, Kai, eravamo in live. Non ce l'hai neanche detto. Allora, ragazzi, iniziamo subito. Andiamo a guardare la nostra clan war. Allora, siamo contro Darken Luke, non so come pronunciarlo. Allora, l'abbiamo iniziata già da un pochino la clan war e, come dire, ci sta andando abbastanza bene. Purtroppo hanno fatto 2 stelle anche a me. Io volevo vendicarmi contro il numero 2. Purtroppo il numero 2 è stato già seconstradato. Cioè, il termine 3 stellato, però il termine seconstradato non esiste ancora. Ditemi se laggo o meno. Allora, salutiamo qualcuno finché è qua. Ecco. Ciao Luca Tony. Ok, uno sono riuscito a salutarlo perché se andate molto velocemente nella screen. Allora, vediamo se ho le truppe tutte pronte. Sì, ho le truppe tutte pronte. Intanto, diciamo, salutate YouTube. No, caspita te YouTube. Proprio caspita te YouTube ci sta proprio. Allora, salutate YouTube. Perfetto. Se mi chiedete perché ho questo, cioè, mi sono messo il cappuccio semplicemente perché i miei capelli oggi sono orrificanti. Il termine giusto è proprio orrificanti. Abbiamo 2 muratori liberi, perciò utilizziamoli, togliamo sti cespugli che sono totalmente inutili. Allora, siamo pronti. Andiamo ad guardare innanzitutto un pochino la clan war come sta andando. Noi siamo a livello 9 e l'avversario è un livello 11. Nel frattempo ci hanno dato 5 gemme e un fungo. E non ho mai capito perché Clash of Clans lo chiami fungo, anche se non sembra un fungo, sembra tipo un piccolo cespuglio. Allora, andiamo in clan war e andiamo a guardare un pochino com'è andata. Innanzitutto guardiamo l'attacco più eroico dei nostri. È stato fatto da Luca 1992 smile. Allora, vediamo un po' come ha attaccato. Allora, innanzitutto furbissimo Luca ha messo un arciere in basso a sinistra per prendere altri arcieri, uno sgherro per prendere i punti morti. L'avversario aveva torri inferno singole. Vediamo se il lato era giusto. L'avversario non ha, cioè, i volano, forse l'ho visto, ma non l'ho visto. Però mi sembra giusto come lato. Ha congelato praticamente le difese principali con insieme all'uccellone. Aia, il drago in difesa fa parecchio male. Guardate il mastino come io lo stecca ora. Ok, il drago è stato, cioè, il drago è ancora vivo, sta facendo parecchio male. Siamo a 38%, non è riuscito ancora a prendere il town hall. Aiuto. Qua c'è il rischio di un fail. Siamo anche a 42%, non siamo ancora riusciti a prendere la seconda stella, neanche la prima. Allora, entriamo dentro a villaggio e naturalmente non potevano uscirci 3 mongolfiere proprio odiose. Siamo a 44, la torre inferno è singola, perciò... Aia, oh no, è stato furbissimo, ha lasciato in modo che inizialmente la torre inferno beccasse subito gli arcieri e non il king. E una volta beccato il king, purtroppo la vita del king si va a farsi benedire. Allora, siamo a 47 e purtroppo, anzi no, ma che purtroppo, abbiamo ancora 2 sgherri. Perciò 48, cazzo raga, di culo è riuscito a fare 2 stelle, senza problemi. Allora, deposito dell'elisir, deposito di oro e una capanna delle truppe, molto easy. Oh, ci stanno guardando, cioè, ci stanno attaccando in live, stanno attaccando Federico, cazzo. Allora, re al 30, regina 39. È un attacco aereo, perciò tenterà subito di distruggere le nostre difese aeree. Il draghetto distrugge la torre dell'alciere. Bene. E bene mica tanto, che stanno attaccando uno dei nostri. Dovrebbe andarli male. Speriamo che li vada male. Ok, siamo al 9%. Ha quasi la regina che sta morendo. No, ha attivato l'abilità. Si salva il culetto. Il villaggio è bello tosto. Re al 30 sta entrando dentro, ragazzi. Regina, ok, regina è morta. Non steccano nessuna difesa aerea. Perciò speriamo che questo attacco li puzzi di fail. Ok,
Siamo a 16%, boom, il re è morto senza problemi. Ora hai il sorvegliante al 10, due mastini al 2, no, sono 3 questi mastini. Attacco da sud, escono i draghi dal castello, esce il drago con i sgherri. Perciò a momenti non serve neanche tanto che i mastini sono morti, però cazzo ci mettono una bella gelato, un veleno e il nostro drago si va a farsi benedire dalle mongolfiere. Torri inferno singole, forse non è stata una scelta troppo furba perché siamo già al 45%. Vediamo se con le Tesla riusciamo a salvarci. Anzi, con la regina ci siamo salvati. Ok, ragazzi, è un fail sicuro. Sorvegliante muore a momenti. Dai, caricati. Qua serve la manovella perché va davanti. Insomma, abbiamo capito che l'attaccante è un po' incazzato. E anche la mia connessione è un po' da Dio bestemmie. Dio bestemmie. Vabbè, fa niente, torniamo a casa. È un fail. No, ci stanno ancora attaccando di nuovo in live. Allora, salutiamo Gabriele Rappello. Allora, truppe di terra. Cazzo, il Town Hall, vabbè, easy, è suo. Speriamo che non riesca a fare la seconda stella del 50%. Aiuto. Ha ancora troppe truppe in vita, però allora, 50 glielo fa senza tanti problemi, anche perché la regina è total full vita insieme al re barbaro e anche il mago e i maghi bastardi. Siamo a 48, ragazzi. La regina è stata abilitata, il re barbaro non ancora, perciò lui tenterà di fare la più percentuale possibile appena muore la regina. Ok, i due arco X puntano al re barbaro. Tra poco dovrebbe partire anche la sua abilità, ma nel frattempo sta tentando di distruggere il muro. Ok, il muro muore e ora attacca il cannone. Cannone è stato distrutto, perciò abbiamo subito un 2 stelle, non è stato pesantissimo. Insomma, siamo ancora in netto vantaggio. Allora, la Clan War, vediamo un attimo. L'ultimo dei nostri, come è messo? È un Town Hall 8 messo praticamente benissimo. È qua quasi totalmente maxato, se non maxato. Cazzo, ci stanno attaccando ancora? No, sembra l'attacco di prima. Invece, l'ultimo dell'altro è un Town Hall 7 o 6, anzi un Town Hall 5 ancora, perciò siamo stati molto fortunati. Re Davide sta attaccando Town Hall 10. No, ma boia, sì, boia. Ma ecco, magari se mettessero i boia su Clash of Clans non sarebbe male, anzi sarebbe una bellissima idea. I bocciatori con 5 guaritrici, eroi al 30 e al 27, pozione salto. Ragazzi, si entra all'interno del villaggio. Cazzo, è scoppiata la bomba, ma per fortuna non eravamo sotto la Torre Inferno, perciò riusciamo ancora a guarire. Allora, può mettere solamente una pozione gelato. Io li consiglio sinceramente sulla Torre Inferno singola, così congela anche le truppe di difesa. Dai, congela, bravissimo, bravo, bravo, bravo Davide. Allora, una volta se riusciamo a distruggere le truppe di difesa, forse riusciamo anche a entrare all'interno del villaggio e prendere anche fail. Fail. C'è andata malino, malino, malino. Vabbè, ragazzi, questo villaggio è stato già secondstradato. Vediamo se. Anzi, no, no, raga. Riusciamo a replicare una seconda stella? Forse attaccare da nord così non è stato molto furbo. Comunque, allora, torniamo a casa. Siamo a 51%. Allora, live è sempre di Re Davide. E allora, innanzitutto guardiamo la mia difesa, com'è andata. Vediamo se ho messo la difesa buona. Sì, no, no. Questa là qua è la mia difesa vecchia, non buonissima, normale, insomma. Avevo i muri un po' alla caso perché erano appena stati introdotti e cazzo, mi sono dimenticato di cambiare villaggio. Ok, mi hanno terremotato e mi hanno aperto per bene. Una volta che mi hanno aperto per bene, sto qua ha utilizzato le valchirie con i maghi. Naturalmente ha pulito tutta la parte esterna, insomma, mi sembra più che giusto. Nel frattempo vorrei controllare un attimo quanti siamo in live, ragazzi. Allora, spengo il volume qua. Siamo più di 1000 spettatori, ragazzi, grandissimi. Aia, aia, raga, è entrato all'interno, ha congelato le mie truppe di difesa. Aia, le valchirie hanno fatto parecchio male. Alcune sono saltate, però quando. No, l'uccellone non l'ha distrutto.
Siamo a 39%. Cazzo, cazzo, cazzo. La regina distrugge la torre inferno con l'abilità. Re Barbaro ancora al 42, praticamente total vita. Ha messo anche la pozione salto, perciò caspiterina, ahimè. Inculated by... come cazzo si chiama? Non so. Ragazzi, qualcuno mi ha donato 2,11 euro. Ringrazio tantissimo SpixPlay MC Channel, gentilissimo. Ok, siamo a 52% e ci siamo difesi. Difesi, anche se mi ha inculato un pochino. Torniamo nella mappa di guerra. Ok, io penso che potrei anche attaccare. So, però sono un po' agitato perché io sono sicuro che quando io attacco in live è un fail quasi sicuro. Innanzitutto live, nel senso sto facendo vedere la live, anche perché quando io attacco e sto registrando mi viene abbastanza male. Allora, volevo attaccare il primo, però il primo è stato già 2 stellato, il 2 anche perché mi aveva attaccato, il 3 anche, il 4 le hanno fatto una stella abbastanza di culo. Controlliamo il giocatore numero 5. Ah, non è messo male, ma neanche benissimo, eh. Ha una torre inferno multipla e una torre inferno singola. Sono un po' dubbioso. Ha le mura un po' al pene di cane, per rimanere in tema di non parolacce e non bestemmie. Allora, controlliamo l'11 che è il villaggio consigliato. Ok, come secondo attacco penso di attaccare questo qua. Ragazzi, nel frattempo nei commenti ditemi dove sono in classifica, perché io non posso guardare attualmente perché sono in live. Allora ragazzi, anzi, vaffanculo, controlliamo subito. Allora, guardiamo come posso attaccare questo villaggio qua. Andiamo su tendenze, live, controlliamo. Ragazzi, sono primo in assoluto in Italia in live in questo momento, perciò vi ringrazio di cuore. Ragazzi, come cazzo si faceva screen su questo telefono qua? No, screen, non mi ricordo più come cazzo si faceva screen su Samsung. Vabbè, fotte sega. Allora, no, non attacchiamo. Sì, era questo qua da attaccare, ragazzi. Attacchiamo. I'm ready, come on. Speriamo di non failare, perché quando... Allora, non ho neanche guardato bene da quale lato potremmo attaccare questo villaggio. Allora, facciamo scoppiare la bomba gigante, che stranamente non c'è. Ta 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 ta, pum, pum. Che cazzo. Ta ta ta, pum 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 pum. Ok, siamo a cavallo. Allora, mastini, spero che nel castello mi abbiano donato un mastino, perché non ho ancora controllato. Mastini, come on. Mastino ancora, perfetto. Aspettiamo che entri un pochino. Mettiamo le truppe, perfetto. Mi è andata male la prima ondata di mongolfiere, che sono cadute un po' in disordine. Furia. Un gelatino assolutamente a lucellone, perché serve, ragazzi. Ora vi faccio capire il perché. Pozione. Mettiamo il sorvegliante. Guariamo le nostre truppe. Che cazzo, perché si mettono in un unico posto? Danno veramente un fastidio della madonna. Dai, distruggete la torre inferno. Congeliamo di qua. Il sorvegliante, non così, dio potentissimo. Vabbè, ci siamo salvati abbastanza. Non è andata male, ragazzi, in quanto abbiamo ancora i nostri eroi. Riesco ancora a... Sì, ho fatto il 50% insieme al Town Hall in Nonchalance. Nel frattempo portiamoci avanti con la percentuale, perché in Clan War è molto importante. Purtroppo la Torre Inferno è ancora attiva, perciò rischio troppo entrando al... inside the village. Non posso entrare all'interno del villaggio. Intanto mettiamo degli arcieri qua. Punti morti, un altro punto morto. Dubito ci siano altri punti morti, perciò negli altri punti suppongo che sia meglio mandare il King e la Queen a destroy the people. Ma sì, mettiamo l'altro arciere anche qua. Allora, io... no, i spaccamuro forse non sono da utilizzare in questo momento. Li buttiamo tutti di qua. Io direi di mettere il King qua, la regina dall'altra parte. Siamo 4 spettatori su Clash of Clans. Vediamo quanti siamo in live attualmente. Allora, siamo 1300, ragazzi, grandissimi. Continuate a condividere la live. Porco zio, 2K
cavallissimo, sono uscite le mongolfiere. Aia, 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 zio Billy. Siamo a 70. Vediamo se riesco a fare 74. 70. Bestemmie. 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 Siamo arrivati a 73%. Ci siamo portati a casa due stelline così, scialle, scialle. Vediamo. Allora, innanzitutto io direi di mettere subito. Ah, no, no, raga. Le mie truppe sono state già messe. Perciò io mi richiedo. E gemmo la velocità di guarigione degli eroi. Tac, tac. Ok. Allora, gentilissimi, gentilissimi. E togliamo questo pezzo qua, togliamo un po' di tronchi. Ok, ora andiamo a guardare un attimo. Allora, vediamo se qualcuno attacca in live. Siete in streaming ora. Ora vediamo se qualcuno vuole attaccare in live, così andiamo a commentare insieme. Vediamo se... Dai, Federico... Gemma. Ah, guardiamo un attacco di Alox Nex. Vabbè, Town Hall 9. Anzi, è un Town Hall 9 verso Town Hall 9. Perciò è, diciamo, molto equilibrato. È riuscito a fare 2 stelle, 63%. Vediamo un po' se, come possiamo... Cioè, commentiamo un po' questo attacco e cerchiamo di dare dei consigli. E ecco, questo congelamento è andato molto bene sinceramente, perché una volta congelato il golem va avanti e nel frattempo i maghi dietro hanno distrutto tutto. Le valchirie, allora, le valchirie effettivamente si mettono così, però c'è il pro e il contro della valchiria, perché se ti becchi una bomba gigante e hai davanti a te le torri inferno, non sono una buona carta da giocare le valchirie. Invece se sei contro i Town Hall 9, ecco qua avrei messo una pozione salto e saremmo entrati in nonchalance. Anche così con le valchirie, guardate, sono cazzo se sono forti, sono devastanti. Provate a pensare che Alox Nex, non so neanche come si pronuncia, non aveva neanche gli eroi, perciò grande. Allora, torniamo a casa, vediamo se qualcuno sta attaccando in live. Nessuno sta attaccando in live. Noi nel frattempo dobbiamo aspettare che i miei eroi tornino in vita. Cioè, se mi donano anche, sarei molto molto gradito. Cioè, mi farebbe molto piacere. Allora ragazzi, ora vi faccio vedere le bestemmie delle bestemmie. Le bestemmie più atomiche della mia vita. Nel frattempo Filippo Varese è diventato cinese. Bestemmie, 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 bestemmie. Mi hanno fatto 100%. Vabbè, 100% purtroppo, cioè nel senso, mi ha tolto poche coppe, perché sto ragazzo qua era praticamente uno dei primi al mondo in assoluto. Allora, vediamo in che posizione era. Allora, forse non lo trovo. Vediamo dove sta. In standard clan Q8 arm. Vediamo quante. Allora, si chiama Hamed Alars 15. Questo qua Hamed Alars 14. Cosa? Cosa sto qua? Più a conto. Come cazzo fai? Guardiamo un attimo il suo villaggio. Peppa Pig. Cioè le bestemmie più atomiche. Lo so, siete già curiosi di vedere come sto qua mi ha fatto 3 stelle così potenti. E ragazzi, nel frattempo guardiamo se c'è qualcuno in live. Cioè nessuno sta attaccando, perciò andiamo a guardare la mia difesa, che è stata distruttiva. Questo villaggio qua l'ho utilizzato dalle 5200 coppe e devo dire che mi ha dato abbastanza bene. Allora, messo sorvegliante, tecnica che non userei mai, il sorvegliante da solo mai. Anzi, forse in questo caso sì, perché le mie torri della cera erano abbastanza distanti e gli arco X erano terra-aria e non riuscivo a prendere il suo sorvegliante. Dio bestemmione, guardalo! Guardalo! Con gli eroi a 45, ovvio che vinci facile così. Ecco, quando tu sei contro gente che usa queste tecniche qua, che mette prima gli eroi, tu c'hai sempre ed è assicurato le torri inferno multiple. Guardalo, ok, è uscito la mia mongolfiera insieme al mio mastino. Ok, il re barbaro suo nemico è morto, il mastino difende, la regina, cazzo, che cazzo di tecnica era? Mongolfiere e bocciatori,
calcolato praticamente per ogni difesa il quantitativo giusto di mongolfiere. È una tecnica che io sinceramente non uso perché è abbastanza rischiosa e serve parecchia esperienza e pratica per portarla a termine. Ragazzi, senza congelare la mia torre inferno, come ha osato? Ha congelato le ultime difese che sono rimaste in campo. No! E avevo solamente due torri dell'arciere. E guardate tutte ste mongolfiere. Cioè, allora, non ci credo. Il sorvegliante era ancora in vita. Era ancora in vita. Non ci credo. Ma i fidi del mastino, Sgarry, arciere di paraculo. E così? E fu così che Kai si fece fare un 100% da uno dei giocatori più forti al mondo. Vabbè, mi ha preso 9 coppe. Quello che mi rode il cazzo è che praticamente mi ha fatto un 100%. Però, sinceramente, subire un 100% da uno dei primi giocatori al mondo non è malissimo. Ok, abbiamo qualcuno in live. C'è qualcuno dell'altro clan che sta tentando un 3 stelle sul nostro ultimo. E dubito che ce la faccia perché è l'ultimo contro ultimo. E sto qua ha eroi, cioè non manco c'hai eroi. Dove stanno gli eroi? Salutiamo Guan Liang Xu che mi ha donato 2 euro, gentilissimo, nella super chat. Ragazzi, siamo a 1300 in live, veramente record assurdo per il mio canale. Figa, cioè, così giochi scorretto, eh. Ma che cazzo ti sei portato i goblin? Allora, con le mongolfiere è riuscito. E si è fatto donare naturalmente le mongolfiere al massimo. Vi ricordo che questo attacco qua lo stiamo guardando in live. È uscita una mongolfiera dal nostro castello. Il nostro drago sta cercando. Ecco, il nostro drago ha distrutto tutto. E l'avversario non ha più truppe. Record, ragazzi, ha fatto ben 8% e abbiamo perso troppo, troppo male. Nessuno sta attaccando. Chiedo. Attaccate. Re Davide mi fa attacca il numero 11. Giustamente attacco il numero 11. Allora, guardiamo l'attacco in live di Federico. Bene, Federico. Prego, prego. Io sto aspettando il tuo grande fail. Dai, dai, dai. Comunque, ragazzi, se volete venire nel mio clan, si chiama BHO, sempre con il punto. Accettiamo da Town Hall 9, messi molto bene. Ok, salto. E truppe di terra, una tecnica che amavo tantissimo, che non sto utilizzando tanti, cioè che ultimamente non uso. Saluto Zaffiro. Ok. Le valchirie sono pericolose contro le. Cazzo, l'ho detto che sono pericolose contro le torri d'inferno e il uccellone. Allora, arriva al town hall senza problemi perché ha eroi altissimi, sono praticamente al 35-35-5. Io metterei una pozione furia che purtroppo non ha. Siamo entrati all'interno del villaggio, le valchirie sono messe ancora abbastanza bene in quanto vita. Ok, sì, allora il 50% io lo facciamo su questo villaggio qua che prima non abbiamo seconstradato. Seconstradato, veramente i miei termini sono potentemente potenti. E siamo a 47, l'uccellone dovrebbe essere distrutto a momenti, l'uccellone è stato distrutto, bravo Federico, speravo in un tuo grande fail, ma diciamo che ti sei parato il culo con la tua grande fortuna. Naturalmente sto scherzando ragazzi, saluto tanto Federico che è uno dei miei primi followers del canale. Ok, io penso che possiamo anche quittare da. Oh no no raga, ci stanno attaccando Impero Romano, che porca puttana. È un villaggio stracazzuto. Allora, spero che non utilizzi la tecnica di quello là che mi ha attaccato a 5900 coppe, quella di mettere una truppa per ogni difesa. No, effettivamente non lo fa, ragazzi. È uscito il drago dal castello del clan, sorvegliante accompagnato dalle mongolfiere con una pozione furia. No, due pozioni furia. No, ok, non ha. No, attivato l'abilità del sorvegliante. Distrugge la torre inferno, distrugge la difesa aerea, il volano li soffia tutti via. Porco due, ragazzi, distrugge il town hall in 2x3 e 2 stelle sono sue. Raga, gli avversari ci hanno preso 2 stelle e ha ancora gli eroi. Dove stanno gli eroi?
No, gli eroi non riescono a fare più di tanto in quanto è attivo, cioè non è ancora morto il drago e anche l'uccellone, che l'uccellone fa veramente parecchio male, ragazzi. Vi ricordo di lasciatemi tanti tanti like. L'uccellone distrugge gli eroi senza tanti problemi, insomma, due o tre colpi il re barbaro, anche se viene attivata l'abilità, guardate come scende la vita. Nel frattempo la regina è distratta, no, inizia ad attaccare il drago. Ragazzi, aiutatemi a condividere questa live ovunque. Così, cioè, nel senso, più riuscite a portare questo video questa live nelle tendenze, più live di Clash of Clans riuscirò a fare. Bene, ragazzi. No, i miei eroi li servono in circa ancora 4 minuti in quanto sono stati velocizzati. Non posso donarti ora, Federico, perché mi servono le truppe. E intanto mi faccio le truppe per l'attacco successivo. Ok. Torniamo in Clan War. Intanto, in questo piccolo tempo morto, perché aspettiamo i miei eroi che tornino in vita, salutiamo qualcuno nella chat. Allora, saluto Alessio Gaiano, grandissimo. Saluto Giacomo Pavan. Saluto Alex Neag. Ok, sono riuscito a salutarli questi. Intanto, Ale Mega Pro è diventato cinese. Ragazzi, grandissimi, state supportando troppo, troppo bene. Allora, dai, 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 sto aspettando che mi finiscano questi eroi. Manca poco, manca poco. Siamo 1300 in live, quasi non ci credo. Bene, nel frattempo se mi fanno Kai, quasi quasi ti accetto. No, ah, mi fanno atta di attaccarti. Pietro, allora, Pietro, aspetta un attimo. Che i eroi si sveglino. E ti destroy. No, 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 destroyed no. Fa niente. Allora, 1 minuto per il sorvegliante, 2 minuti e 30 per gli eroi. Però sono stati velocizzati. Perciò a breve riusciremo a fare un attacco. Se nel frattempo non c'è nessuno che sta attaccando, né dal mio clan né dal clan avversario. Perché Tarzan non attacca? Perché non attaccano Ciccio Kaia? Kaia. Ecco perché non lo attaccano. È stracazzuto. Ok. Pietro, aspetta un attimo, qualche secondo, qualche secondo, intanto facciamo ricognizione del tuo villaggio. Cazzo, cazzo, è antimongolfiere questo villaggio, ragazzi, perché ha praticamente tutte le difese aeree al centro. Ma è un bel villaggio, è brutto allo stesso tempo, perché se riesco a entrarli dentro e congelarli le torri inferno insieme alle difese aeree, là, tanti saluti, tanti baci. Ok, I'm ready, come on! Come on, Babi, let's go, Babi. Allora, perché hai dei punti morti, cioè dei buchi? Guarda, non so. Allora, no, 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 no. Odio i maghi. Odio i maghi in modo palese. Allora, i volano, uno soffia da qua, uno soffia da là. E abbiamo la torre inferno vicino al volano, difese, a due difese aeree. Facciamo entrare intanto i mastini, così i maghi se la prendono con i mastini e non con le mongolfiere. Perfetto, mongolfiere, entrate subito a distruggere quei maghi di merda! Distruggere quei maghi di merda! Perché tra poco, subito, subito i maghi se la prenderanno con le mie carissime mongolfiere. È una cosa che non voglio. Ecco, dai, entra dentro, entra dentro. Perché non sono riuscito a distruggere niente? No, cos'è sto fail? Cos'è sto fail? Cos'è sto fail? Non ci credo, ragazzi. Non ci credo. È un fail questo. È la prima volta che sto failando. No, ragazzi, tranquilli. Spero di non failare. Spero di non failare. Purtroppo l'uccellone è ancora in vita. Se l'uccellone è ancora in vita, è troppo pericoloso per i miei eroi. Perciò devo buttarli subito, anche se ho ancora truppe in vita. Perfetto. King entra, regina entra, no 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 no. Ok, se l'ha preso col mio king, se l'ha preso col mio king, non con la mia regina. Dai, separatevi, stronzoni infami. Boom! Qualcuno è stato distrutto, qualcuno è stato distrutto. Ok, la smetto. La smetto, sì, ho rischiato parecchio contro questa difesa, ma mi sono difeso abbastanza bene, mi sono parato il sedere e la faccia, non ho fatto nessuna figuraccia. Ok, vediamo se qualcun altro vuole essere distrutto. Vediamo, vediamo. No, c'è Federico che mi stava istigando, ma qualcuno voleva distruggere lui.
Qualcuno vuole. Anzi, qualcuno osa ancora sfidarmi? No, la leggenda la devo attaccare. Questo lo devo attaccare. Perché con questa tecnica d'attacco, con la guarigione, solitamente riesco a fare 2 stelle a tutti. Con questo villaggio lo ammetto che non ne sono sicuro. Non ne sono sicuro. Dobbiamo controllare la posizione del volano, posizione delle difese aeree che sono tutte incentrate. Se attacco dall'alto, ho paura che le mongolfiere girino se attacco dall'alto. Molto probabile che girino, ma la rischiamo, ragazzi. La rischiamo, rischiamo. Più mongolfiere in alto, un pochino meno in basso. Ta 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 ta. Perfetto, sgherri subito dietro. Sorvegliante. Furia, furia. Dai, distruggi tutto. Tank, tank, sorvegliante. Come on. Velocità, dai, entrate in centro, entrate al centro, entrate al centro. Distruggete tutto, perfetto. Siamo riusciti a distruggere abbastanza. Se l'uccellone è stato distrutto, porca che amastea, che figa, che niente parolacce, Kai. No! Siamo solamente a 39%. La cosa non mi gusta, non mi gusta, non mi gusta. Raga, sento puzza di fail. Sento puzza di fail. No, non ho neanche punti morti. Bravo, bravo, bravo. È stato bravissimo. No, mica tanto. Mica tanto, bravo. Però ci portiamo solamente a 41% con questi arcieri. Non posso mettere di qua perché ha l'arco X. Manco di qua perché ha ancora altri arco X. Se entro da sopra, i spaccamuro purtroppo sono stupidi e mi vanno a spaccare muri che non servono. Perciò dobbiamo tentare tutti i punti morti possibili. Tutti i punti morti possibili. Questo dubito sia un punto morto. Ecco, effettivamente non era un punto morto. No, lo prende purtroppo. E vaffanculo. No! Se va a spaccarmi quel punto lì. No, no, allora la rischiamo. La rischiamo, ragazzi. Perché se attaccavo da sotto mi andava a girare tutto. Che ammastea adesso, mare, figa puttana. Niente parolacce, niente parolacce. No! Ok. Fail, raga. I spaccamuro sono troppo stupidi. Filaccio potente. Ma di quelli schifosissimi, manco una stella, perciò facciamo i complimenti a Meoa Forex, è la prima volta che failo in questa scalata, anzi, forse la seconda. Ma penso che la prima stella non gliela toglie nessuno, in quanto ho ancora gli eroi abbastanza sani. No! Non ho considerato sta roba qua di merda. Attiviamo subito l'abilità, dai. Fate 50% arcierini di merda. Fate 50% arcierini di merda. Finché il mio re barbaro è impegnato. 1%, 1%, 1%. No, 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 no. Arcieri, no, arcieri, no, arcieri. Oh, infarto, infarto, infarto. Stavo per affilare, ma mi sono parato il culo. Insomma, chi troppo vuole nulla la stringe, perché ho puntato al Town Hall, invece dovevo puntare al 50%. Guardiamo questo live. Ah, è uno dei nostri questo, ragazzi. È messo bene, non benissimo. Percentuale altina, neanche tanto. Con gli sgherri riesce a fare il 50%. Sì, riesce a fare il 50%. Però gli eroi un po' bassi e non ha spaccamuro. Gli edifici esterni non sono stati distrutti. Perciò è quasi sicuro che gli eroi girino senza tanti problemi. Cioè, l'avversario in questo momento penso stia dicendo: oh yeah, fuck bitch, sta filando. Ma intanto allora il re barolo gira. Cioè, il re barbaro sta andando in fanculandia. Ragazzi, siamo solamente a 400, a 700 like. Continuate a mettere in più like possibili. Dai, siamo più di 1000. Perciò, non tutti hanno messo like. Monelli. Il re barbaro è andato a trovare San Pietro, il re barbaro. Ok, la regina sta andando quasi nel punto giusto. Purtroppo,
La regina nemica è al 27 e ha proprio un tocco di vita così, proprio di merda. Ed è pericoloso. Spacchiamo questo muro che è a livello 10, se non ricordo male. Guarda, proprio in quel punto là doveva spaccare la regina. Ok, siamo dentro. Tac, distrugge la regina, perfetto. No! 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 Ok, fail, raga, fail. Cioè, guardate, un colpo o due della mongolfiera e distrugge tutto. E abbiamo praticamente 20 secondi e non riusciamo a fare la seconda stella, purtroppo. Penso che sia arrivato il momento per me. Penso che sia arrivato il momento per me di insultare qualcuno e di cacciare qualcuno. Allora, cacciamo chi è che mi ha insultato? No, sto scherzando, ragazzi. Allora, mi stanno sfidando, Miki, mi dai del nabo? C'è cioè, Town Hall 9, meo! Ok, no, Miki non lo distruggo. Pietro mi fa Kai Ergatto. Ergatto, mi stanno offendendo, mi stanno offendendo. Io direi di attaccare. Vediamo Pietro come che villaggio. Allora, Pietro ricognizione, ricognizione. Ok, Pietro l'ho già distrutto prima, perciò vediamo la ricognizione del villaggio di Federico. Ok, il villaggio di Federico è originale. Una torre inferno singola, una multipla. Ok, Non so da che lato attaccare. Allora, io dico da in basso a sinistra che sia un buon punto. Mastino, mastino, un altro mastino di qua. Mongolfiere tutte intorno. Ok, le mongolfiere le ho messe quasi bene. Purtroppo l'uccellone è entrato già in attività a rompermi i cocomeri. La velocità la mettiamo di qua. Ehi, accazzpitorina, accazzpitorina. Ok, dai, come on. Furia. Abilità del sorvegliante che purtroppo l'ho messa malissimo. No, 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 raga, questo attacco non mi gusta, non mi gusta. Mi sono dimenticato di mettere la pozione guarigione e mi sono dimenticato anche di mettere la pozione gelo. La seconda stella, vediamo se sono fortunato. Sono fortunato, sì, sono stato fortunato. Ho fatto un attacco un po' di merda, lo ammetto, ragazzi, ho fatto un attacco di merda. E Federico ora penso che debba stare solamente zitto. Perché li vado a fare anche una percentuale abbastanza alta. Sì, attiviamo i sorveglianti. La partita è vinta. Facciamo 60. Vediamo se riesco ad arrivare a 75%. 60. Dai, dato che ci siamo, puntiamo a 70. 70. Ok, 69. 70. Facciamo resa. E Federico. Shh. Torniamo a casa. E ora, ragazzi, se nessuno. Ricognizione, mi hai catturato l'attenzione. Questo villaggio qua, volevo attaccarti perché questo villaggio qua lo utilizzavo anch'io quando ero a Town Hall 9. È un po' vecchiotto, è stato aggiornato perché ha fatto dei spazi per i Volanoa. Però ti dico che da davanti sì, ogni tanto ti salvi, però da dietro, amen, 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 tante preghiere. Ragazzi, siete pronti? Siete pronti? Donde sta? Donde sta? Numero 11, ragazzi. Attacchiamo il numero 11. I'm ready for destroy these people. This person, scusatemi. Il mio shish è troppo buono. Ragazzi, se non avete messo ancora like, mettete like. Controllo quanti like siamo in questo momento. Siamo a 1033. Intanto mi è arrivata la notifica che qualcuno mi ha donato i soldi da Anna Maria Neri. Lo saluto ancora. Ciao Anna Maria Neri, gentilissima. Ragazzi, attacchiamo. Cazzo, dovevo fare una ricognizione e studiarmi il villaggio. Vabbè, ho 20 secondi per studiarmi il villaggio. Ok, qua ha un accampamento. Accampamento, accampamento, accampamento. Finché l'uccellone non è attivo, penso che posso godermi questi momenti di gloria. Ok, raga, qua sicuramente c'ha 1000 bombe aeree. Sicuro come la morte, sicuro come la fame. Mastini, come on! Mastini, sono partiti. Mongolfiere, Dio potente, è uscito il drago.
Il drago è sicuramente una delle cose più odiose di questo mondo in Clan War. In Clan War, odioso. Ok, guariamo. Guarite, guarite, dai stronzi infami, guarite, velocità, velocità. Gelatino, potente, potente. No, purtroppo pochissime mongolfiere all'interno, sono tutte uscite a farmi i giri. Dove stavate andando? No, fail, fail, ragazzi. Cazzo, cazzo, fail, fail, fail sicuro, fail sicuro, fail sicuro. Ok. Il King è andato davanti, perciò la mia regina si salva un pochino, ma neanche tantissimo. E purtroppo Lucellone è in vita. E se Lucellone è in vita mi fa parecchio male sia alla regina e al King che muoiono a momenti, Maria, bagnomaria. Qua serve Mosconi, Mosconi, vieni in me, Mosconi. No, allora, deve puntare assolutamente al Town Hall. Deve puntare assolutamente al Town Hall, ragazzi. Allora, 3, 2, 1, abilità! Ok, vediamo se riesco a salvarmi, riesco a salvarmi, ah, che culo di merda! Che culo di merda, mamma mia! Ho un culo assurdo, allucinante, troppo, troppo bello. Non lo dicono in tanti, no, scherzo. No, no, un bel culo. Questo qua non c'entrava niente con la Clan War, ragazzi, siamo a 1233, ho fatto altre due stelline che portano il mio clan a 92 stelle. Nel frattempo nei commenti ditemi se questo tipo di video con le Clan War vi piacciono. Attualmente sono, mi fanno sculato, Miki, giustamente, sì, sono sculato. Oh, Federico, ti ho lasciato capo solamente perché tu potessi gestire un po' i clan, non retrocedermi ad anziano e poi retrocedermi a recluta. Guarda, ci manca solo che mi butti fuori dal clan, che vengo a picchiarti, vengo a picchiarti. Allora mi fanno ah, che culo, bella gialla, che culo, ah, due solo io, solo due stelle, io avrei fatto 0%, ho visto. Sì, ho avuto leggermente culo, ma era tutto studiato. Allora, ragazzi, attualmente sono nella mia accademia. Cioè, per essere un'accademia siamo abbastanza forti. Vediamo come siamo classificati. Migliori clan, migliori clan. Attualmente, pensate che questa accademia è 29esima in Italia e non è neanche tanto in scalata. Cioè, nel senso, stiamo scalando, però vedo che non stanno dando il massimo. Il clan madre, che sono in 44, sono attualmente 24esimi. Ragazzi, lasciatemi tanti like se volete che faccio delle clan war in live anche in questo clan qua. Intanto salutiamo MarcoLiu96 Gay, un mio grande amico e anche il mio capo. Purtroppo mi chiedono mastino e veleno, ma non ho né mastino né veleno. Infinity mi fa dio cinese, ma se è un Town Hall 9 sarebbe uno stupro legale attaccarti. E non ho purtroppo nessuno che attacca. Chiediamo, ragazzi, attaccate, attaccate. Che affiga adesso. Federico sei una merda. Federico sei una merda. Federico sei una merda. Federico sei una merda. Allora, se è Federico che mi ha cacciato, quando torno nel clan, lo distruggo. Allora, telefono. Federico, dove stai, Federico? Federico, 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 dove stai? Dove sei? Dove sei, maledetto? Chiamate! Allora, lo chiamiamo in live in questo momento perché mi ha cacciato sto. No, devo attivare internet che non ho. Sono. Oh, dai, attivati! Non posso neanche usare wifi perché sennò dopo lago. Ok, sentiamolo, vediamo se risponde. Dai, Federico, rispondi. Federico, dai. Dai, rispondi infame. Rispondi. Rispondi. Sei una merda. Mi hai cacciato, vabbè, torno. Torno. Ciao, ciao. Ok, dopo aver insultato pubblicamente Federico, ho avuto la mia rivincita. Torniamo nel clan.
Ok, vediamo cosa hanno scritto nel frattempo che mi hanno cacciato. Caleb ci sta. Stanno ridendo come dei matti, come dei dannati. Allora, questa guerra suppongo sia vinta totalmente senza tanti problemi. Siamo a 1.500.000 di elisir e di oro e 8.550 di nero, che non sono tantissimi ma neanche pochi. Allora ragazzi, abbiamo 196.000 di nero. Allora, questa decisione la devo fare in live insieme a voi. Purtroppo la stagione finisce tra 10 giorni e io settimana prossima non sarò in Italia, ma andrò all'estero in vacanza per il mio viaggio di maturità. L'ho dovuto anticipare, è stato abbastanza un imprevisto, perciò qui in questa stagione non riesco ad arrivare a 6.000 coppe. Avendo 196.000 di nero posso upgradare sia la regina che il re. E perciò ditemi voi nei commenti qua proprio nella live, ditemi quale eroe upgradare. Se upgrado gli eroi purtroppo non riuscirò a continuare la scalata, ma ragazzi tranquilli, appena posso, dopo la maturità, perché effettivamente quest'anno sono in quinta superiore e ho la maturità, appena finisco la maturità torno a bomba, non avrò nessun tipo di impegni, la spiaggia si va a farsi fottere, starò tutto il giorno su Clash of Clans. Intanto andiamo a guardare l'attacco in live di D-Max. E mi dicono tutti regina, ok. Intanto commentiamo questa live e dopo andiamo ad upgradare la regina. Federico, sei uno stronzo. Allora, D-Max, sei sotto lettore inferno. Attivato il sorvegliante, stiamo entrando. Ha congelato anche l'altra torre inferno. Purtroppo l'uccellone è rimasto in vita ed è pericoloso. E anche il drago. Stai seguendo le tue mongolfiere. Vediamo se riesci a distruggere la torre inferno. Si è riuscita di... No, raga. Ok, se muore il drago, forse Sgarry, anzi, no, aiuto, qua dovrà sperare che i suoi eroi al 30, al 29, riusciranno a praticamente prendere il Town Hall. Penso di sì, senza tanti problemi prende il Town Hall, gli spaccamuro entrano. Vediamo un po' se girano per altre cose di merda. Il re Barro è stato messo e purtroppo punta al deposito di nero. Ok. La regina punta giustamente a Town Hall. Perfetto, siamo a cavallo senza tanti problemi. Riusciamo a pararci culo. Regina, mi dicono tutti regina. Dai, attiva l'abilità della regina. Sì, perfetto. L'attacco è nostro. Allora, mi dite tutti di upgradare la regina. Vi ricordo che se metto in upgrade la regina non riuscirò a continuare la scalata. Naturalmente continuo per la stagione, insomma, mancano 10 giorni, continuo, arrivo dove riesco ad arrivare. E poi praticamente mi tocca fermarmi, perché senza regina non vado molto lontano. Stavo dicendo nel frattempo, penso che è arrivato il momento di silenziare il telefono. Silenziamo e mettiamo offline, così nessuno ci rompe i covocomeri. Ragazzi, allora io direi di upgradare la regina appena finisce. E intanto facciamo un po' di partite. Facciamo un po' di partite nel clan. Allora, sì, gli eroi stanno... No, allora devo... Metto in velocità anche questi. Metto in velocità anche le pozioni. Così dopo faccio una sessione. Abbiamo dato che abbiamo 9 ore di scudo. Avevo tentato in altre live di fare una... Cioè di cercare un attacco in live, ma è impossibile trovarlo. Mattia 9, uno dei miei moderatori mi chiede di svappare, se la svappo la trovo. E diciamo che, ecco, questo qua è il liquido dell'altra volta ancora. La resistenza mi sa che sia andata a farsi un po' benedire, perché è da un sacco che non la uso. Cazzo. Sarà almeno da una settimana che non lo uso sto coso qua. Vabbè. Auror scrive: tutti forti nel clan tranne Kai. E sei recluta. Allora, è arrivato il momento di cacciare qualcuno. Auror, no dai, scherzo. Kai, fai schifo. Infinity, sei un Town Hall 9. Devi solo altro Town Hall 9. Kai, qua Town Hall 11. Purtroppo non ho eroi. Devi aspettare un attimo. Allora, se attaccate in live,
No, non usare Federico Sare. Finite nella mia stream. D-Max, vediamo un po' che villaggio ha D-Max. Bello. Allora, devo vedere un attimo il villaggio in cui ho quasi failato, di chi era il villaggio. Salutiamo un attimo la globale. Ciao. Nella mia ultima live ho tentato di trollare qualcuno, ma non ci sono cascati, mi hanno riconosciuto al secondo. La distruttrice mi sa che mi ha già sgamato. Mi ha già sgamato. Dimmi, Nizard. Dimmi. Hanno fatto una stella? Come hanno fatto una stella? Non era un attacco da 2 stelle? Ah no, D-Max ha fatto 2 stelle. Ok, perfetto. Bravissimo. Allora, noi siamo a livello 9 e vediamo quanto ci manca. Non ci manca tantissimo per raggiungere il livello 10. Il clan nemico. Stalkeriamo un po' il clan nemico. Profilo. Allora, guardiamo un attimo il primo dei giocatori nemici. E la Peppa Pig, giustamente, è maxatissimo. Allora, clan. Non male. Science dal 2014, sti qua c'hanno anche un coso di... No, raga, mi è appena venuto in mente una bastardata. Mi è appena venuto in mente una bastardata. Dato che hanno il clan libero, facciamo foto e entriamo nel clan e facciamo... Loser, loser! Allora, ragazzi, vado a trovare... I nostri sfidanti, ok. Dopo invitatemi, perfetto. Quittiamo. Andiamo subito alla ricerca del clan nemico. Donde sta il clan nemico? Allora, unisciti. Allora, il loro tag era hashtag 2CCG. Non so se ho una 0, ma penso sia un 0. L8Y cerca. Ok, dato che hanno lasciato clan aperto, io giustamente entro e guardo la clan war dall'altra parte. Scriviamo un bel hello. Cazzo, mi quittano subito qua, ragazzi. Vediamo un po', vediamo cosa mi dicono. Sport Monkey scrive Raus, ma giustamente non capisco. Sto qua vuole Lava Hound. Vuole Lava Hound? Sì, sono un bastardo infamissimo. Penso che una bastardata più infame di questa non esista. Intanto mettiamo i spaccamuri che ho donato. Anzi, ragazzi, non mi hanno ancora kickato. Ciao Amir, ciao grandissimo. Anzi, non mi caga nessuno, proprio nessuno in live, sono tutti distrutti. Shesin Damsi, che cazzo di clan è? Austria, sono tedeschi questi. Qualcuno che sa il tedesco me lo può tradurre in live in questo momento? Bastardi! Vabbè, fa niente. Mi hanno kickato. Penso che sia una delle cose più normali. Tunzin le wird habe Uber. Non so il tedesco. Mi hanno kickato. Allora, registro. E invitatemi, no? Invitatemi, raga. Invitatemi. Perfetto, richiesta inviata. Se... Allora, vediamo cosa hanno scritto nella globale. Kai, salutami. Ciao, la distruttrice. Allora, mi hanno cacciato. Smile triste. Ragazzi, attaccate. Finché aspettiamo che qualcuno attacchi in live, perché la clan war è praticamente finita. Cioè, insomma, è vinta easy. Attacchiamo qualcuno nel mio clan. E ogni volta che li attacco, sti qua hanno una difesa nuova. Maledetti. Ciccio Caia. Da dove attaccare? Il lato più onesto, più giusto, secondo me, sicuramente da questa parte qua. Però pericoloso. Sorvegliante molto vicino, è fatto per farmi girare le truppe, ma tentiamo. Mastini, lati, latissimo, latissimo. Mongole, 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 vongole, vongole. Buone le vongole. Ok, Sgherri, sorvegliante. Abilità. Dai, non mi fate niente, non pago fitto, non pago fitto. Pum, come on. Pozione velocità, entrate dentro, ragazzi, entrate dentro, entrate dentro. Congeliamo questa. Perfetto, ragazzi. Allora, sorvegliante.
Una bella guarigione, furia la metto qua, no, sono rimaste pochissime mongolfiere, ma mi serviva per distruggere la difesa aerea. Vediamo se riesco a kickare, vediamo se riesco a kickare, ok, l'uccellone l'abbiamo kickato, perciò senza tanti problemi, se i miei eroi non girano, è assicurata anche la seconda stella, ma noi per precauzione dobbiamo pararci sempre il culo, ragazzi. È sempre importante pararsi il culo. Allora, dobbiamo trovare un punto morto. Dove sta un punto morto? No, sinceramente, forse non c'è un punto morto. Anzi, un punto morto l'abbiamo trovato, ragazzi. L'altro punto morto, dove può essere? Dove può essere? Non lo trovo mica, l'altro punto morto. Cazzo. Allora, dato che abbiamo quattro barbari, io direi di puntare su un punto in cui la difesa non è potente. Dove possiamo kickare? Questo qua è un punto sicuramente giusto. Vediamo se riesco. Dai, barbarozzi, distruggete. Perfetto, i barbarozzi l'hanno distrutto. Io direi di iniziare a penetrare nel villaggio e prenderci il nostro town hall. Mettiamo due. Dine, 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 dine. Per fortuna non mi è scattato niente. Ora, le bestemmie atomiche, le bestemmie atomiche. Sicuramente c'è una bomba gigante. Sicuro come l'oro. Sicuro come l'oro c'è la bomba gigante. Anzi, no, non c'è la bomba gigante. Fa niente. Eroe, Rabarbaro ha girato, dai, no, 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 dai, regina. Almeno tu, io credo in te, regina. Perfetto, ok. Come al solito ho un culo assurdo. La mia regina mi ha parato di nuovo il culo. Abilità del Rabarbaro, abilità della nostra regina. E con questo ci siamo parati di nuovo il culo. Solo, ho filato solo un attacco, praticamente, ragazzi. Ok, se nessuno attacca, allora, se nessuno attacca, io termino la live. Ditemi come vi è sembrata questa live, se ho laggato o meno. E D-Max mi chiede di attaccarlo. Vediamo se qualcuno scrive che lo. Anzi, questo qua lo attacchiamo intanto. Lo attacchiamo questo villaggio, ragazzi. Caricamento, la manovella, la manovella, la manovella. Allora, salutiamo Filor. Kai, abbassi i trofei a 1400. Ragazzi, non posso abbassare i trofei a 1400 perché è un clan abbastanza potente e non posso far. Cioè, dopo gli altri membri si incazzano. Se riusciamo a far qualcosa, dai, caricati, connessione, dai. Perfetto. Ragazzi, brutta, brutto, brutto Federico. Federico, guarda, mi incazzo. Vabbè, ragazzi, io penso di terminare la live ora. Nel frattempo, io cerco di salutarvi un pochino. Naturalmente, la ultima parte della live la utilizzo per questo. Ditemi se vi è piaciuta questa live, se vi è piaciuta questa Clan War. E iniziamo con i saluti. Allora, saluto Digi Official, saluto Michele Busi, saluto Kevin Xu, saluto Mattia Mattia, saluto Swag, saluto Dexter, mi è scappato il cognome. Aspettate, piano piano che non vi vedo. Salu vabbè, sti cazzi, perché voi, cioè, voi ora nello schermo vedete tutti i commenti che vanno giù troppo velocemente. Io vedo, cioè, io guardo da là e non riesco a guardare, cioè, non vedo niente. Prendo il telefono e vi saluto tramite la live del telefono. Allora, Kai, devo cercare il mio canale. Aspettate, abbiate pazienza per un attimo. Un attimo, solamente un attimo. Siamo scesi un sacco di spettatori attualmente. Siamo 600, ragazzi. Siamo solamente 1300 like. Perciò mettete tanti like. Saluto Mattia Galasso. Saluto Carlo Masti Ma Maestio, Maestio. Saluto Emanuele Ungaro. Non so se ho pronunciato bene i vostri nomi, ragazzi. Saluto Michele Raso che mi fa ciao, Kainabo. Ho perso solo un attacco. Cioè, ho perso una stella, nel senso. Vincenzo Coluccio, ciao Vincenzo Coluccio, ciao Unter Crime 88, saluto Lorenzo Baficco, troppi contatti qui, ho due iPhone, grande Mattia 9, Leandro Arfuso scrive sei un grande, grazie gentilissimo, Emilia Tan non mi salutare, ti saluto lo stesso perché ti ho beccato. Claudio Siroccola, Dio Kai ciao. Non so se è una bestemmia, Dio Kai. Vabbè, l'accettiamo. Rares Carabet, ciao Rares Carabet.
Mamma mia, i commenti sono potentissimi. Ciao, ciao, ciao Emanuele Lini. Ciao Michele 388. Kai, se non mi saluti sei un buffo. Ciao Mattia 9, ti ho già salutato. Madonna, mi... Guardate la live sul mio telefono come va. Tan 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 tan, per quelli che mi sono chiedendo, è un Xiaomi, è troppo troppo bello comunque. Siete in tantissimi, perciò vi ringrazio di cuore. Attualmente siamo in 400 in live, 470, e guardate i commenti come vanno grandissimi. Ok ragazzi, questa live spero che vi sia piaciuta. Come al solito vi ricordo di lasciarmi un like e un commento. Io termino la live qua e noi ci vediamo al prossimo video che uscirà domani. Ok, finita la live, finita la live. Volevi! No, ora la stop, ora la stop. Ok, saluto solo un'altra persona. Allora, vediamo se riesco a beccarla. Allora, saluto Max5 che è diventato cinese perché era nel commento. Non riesco a beccare nessuno. Saluto anche Giulio Zhang che è diventato cinese dal cognome. Capisco che è cinese. Io stacco. Ciao a tutti.